Ma era l'intento che avevamo preso questo impegno in campagna elettorale, quindi si stanno tramutando dalle parole ai fatti. Questo è un segnale chiaro che questo è un presidio, deve diventare un presidio di legalità. E questo quartiere purtroppo ha subito in questi ultimi 10 anni una totale disattenzione e quindi purtroppo con anche l'avvento dei flussi migratori, ecco, ci sono state queste situazioni che hanno impoverito in tutti i sensi e quindi hanno anche aumentato la percezione di insicurezza. Quindi penso che l'attenzione con l'implemento delle telecamere, abbiamo aumentato notevolmente, implementato il numero delle telecamere, abbiamo rafforzato con la presenza della Polizia Municipale, abbiamo insieme al Comitato del Quartiere Ferrovie, abbiamo implementato la presenza di questo interforze che ha fatto sentire la presenza e l'attenzione in questo quartiere, e questi sono segnali concreti che vogliamo cambiare pagina e dare una vivibilità che merita questo quartiere. Funzionerà come? Ininterrottamente? Ci sarà funzionerà con un presidio fisso. Vedremo se riusciremo a garantire H24, perché siamo in procedura di predissesto e quindi non abbiamo la forza economica di garantire il servizio H24 e lo garantiamo solo e esclusivamente per gli interventi immediati, con una pattuglia che corre durante tutta la notte per l'incidente. Quindi è, diciamo, il primo aspetto che deve svolgere la polizia locale.